I dolori del giovane Werther è un romanzo epistolare scritto da Johann Wolfgang Goethe e pubblicato nel 1774. La vicenda si riferisce a fatti che sarebbero avvenuti tra il 1771 e il 1772. Essa viene raccontata attraverso le lettere che Werther, il protagonista, invia all'amico Wilhelm. Si suddivide in due parti. Nella prima, Werther lascia la città per rifugiarsi nel piccolo villaggio di Walheim. Qui ritrova se stesso nella contemplazione e nel contatto con la natura e nella lettura dei libri di Omero. Questo stato di pace interiore viene turbato quando Werther fa la conoscenza della giovane Lotte, di cui si innamora perdutamente. La ragazza accudisce i fratelli minori dopo la morte della madre, che proprio sul letto di morte ha legato Lotte ad Albert, benedicendo il loro matrimonio. Werther ama Lotte senza confessarglielo e gode della sua compagnia fin tanto che Albert è assente. Al ritorno di quest'ultimo, i due, Albert e Werther, stringono amicizia, ma il loro opposto temperamento li pone in conflitto e Werther torna in città. Nella seconda parte del romanzo, Werther ritorna a Walheim, deluso dalla vita cittadina. Nonostante il prestigioso lavoro al servizio di un ambasciatore, la nascita borghese gli ha impedito di partecipare a un ricevimento tra aristocratici. In campagna, intanto, Lotte e Albert si sono sposati. Per Werther adesso tutto è diverso. Non riesce più a ritrovare un rapporto rasserenante con la natura, percepita ormai come ostile. Lotte si rende conto, senza però confessarlo, di ricambiare il sentimento di Werther. Tuttavia, quando lui una sera tenta di abbracciarla, lei lo respinge, imponendogli di non rivederla più. Werther chiede in prestito le pistole di Albert e si uccide sparandosi alla testa.